cercando parola neva non guaglione. Andare a sedere nel tuo cuore è pura vita. E troppa zitta zitta nessuna mai saputa. E no, Maria tu sta, Maria tu fa, Maria non si chiama più Maria. E mo, Maria come sta, Maria con chi sta, se ancora si ricorda di me Maria. Scenda amica, che da Caterica, non è tuo parente di prestore di stivica. Storia di messa, di parte chi resta. Invece parlami delle cose belle. Le cose belle. Cari amici di giovanibarnabiti.it, bentrovati per un'ennesima scoperta. E un'ennesima ricerca di persone che nella semplicità del loro lavoro, ma anche nella particolarità e profondità delle loro attività, ci possono comunicare qualcosa di bello per crescere ancora di più insieme. Siamo ospiti di Giovanni Piperno, regista, insieme a Giacomo e Luigi come operatori, che non vedete ma sono di fronte a noi in questo istante, con il quale Giovanni Piperno vorremmo discutere del suo lavoro di regista e chiedergli di aiutarci a capire come rendere ancora più bello il nostro mondo. E la prima domanda che mi viene da fare, buongiorno signor Piperno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi, è forse la più naturale chiedere chi è Giovanni Piperno. Ah, questo non lo so manco io, chi è Giovanni Piperno? Chi è? Non lo chiedete alla mia moglie, così avete un quadro sintetico. È catastrofico, io posso solo dire così che ho fatto l'assistente operatore, ho studiato fotografia all'Istituto Europeo di Design, ho fatto l'assistente operatore al cinema per 10 anni e poi nel 97 cominciato a fare il regista, questo in sintesi. Questo in sintesi, sì. Sua moglie non c'è, quindi non le chiediamo, siamo qui per fortuna sua, dice lui, è fortunato. E siamo qui per un motivo molto, molto semplice, abbiamo un barbiere comune, il quale si diletta a parlare di cinematografia e di arte, cose che interessano anche a me, non si fanno i soliti pettegolezzi, e un giorno, sapendo lui il lavoro che faccio io, mi dice ma le posso mettere in comunicazione con Giovanni Piperno, che ha fatto un bellissimo documentario sugli adolescenti, visto che lei si occupa di adolescenti, e da lì, da cosa nasce cosa, sono riuscito a contattarlo, quindi anche attraverso così non le banalità, i casi della vita, siamo qui da lei e la ringrazio per la sua disponibilità. L'ultimo lavoro che Giovanni Piperno ha fatto, che non è conosciuto a molti, però alle persone quelle più significative che studiano la nostra società è ben noto, si intitola Le cose belle ed è un documentario girato in un lungo tempo, mi pare di 9 anni. Nell'arco di 15, però diciamo abbiamo fatto il primo blocco di riprese che era un documentario per Rai 3. Nel 99, parlo al plurale perché eravamo in due, con Agostino Ferrente, e poi siamo tornati dopo 10 anni dal primo documentario, abbiamo seguito la vita di questi che erano stati ragazzini nel 99, erano diventati giovani adulti 10 anni dopo, li abbiamo seguiti per altri 3 anni della loro vita, quindi insomma più il montaggio, insomma più le ultime cose girate, quindi insomma si arriva a 15 anni. Un lavoro particolare, significativo, anche originale. Andare a ritrovare delle persone con cui si è lavorato precedentemente, ambientato a Napoli, non la classica Napoli della violenza o comunque dell'illegalità, ma storie normali di ragazzi. Poi vedremo come, semmai come sono stati scoperti questi ragazzi, come sono stati scelti. Confrontandomi con alcuni nostri collaboratori, alcuni anche nel suo settore, un giovane attore che vive qui a Roma, Matteo Vignati, che ho avuto modo di conoscere al Globe Theater, fece un bellissimo Romeo con la regia di Proietti, discutendo con lui, chiedendogli dammi qualche consiglio, cosa possiamo domandare, ecco la prima domanda che gli è venuta in mente che mi ha proposto è stata nella società della simultaneità, della velocità, non è un po' contraddittorio, comunque non è stato difficile un lavoro così lungo, specialmente
quando si parla di giovani che invece sono multitasking molto veloci e tutto si deve fare subito. Non è stato contraddittorio, ma nello stesso tempo che cosa è stato affascinante di questo lungo lavoro? Ma è stato difficile principalmente per motivi produttivi, nel senso che mentre nel 99 avevamo in un budget all'epoca di 120 milioni di lire la messa in onda su Rai 3 la prima serata, 10 anni dopo il film, se volevamo farlo dovevamo produrcelo da soli, quindi l'abbiamo prodotto praticamente da soli, cioè insieme all'altro regista, insieme a una piccola produttrice napoletana che era stata con noi anche nella stessa avventura 10 anni prima. Quindi la cosa più complicata è stata fare un lavoro così lungo senza le risorse, però noi abbiamo deciso di portarlo a termine e l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto molte gratificazioni, ma dal punto di vista economico è stata una catastrofe. Questo è il vero problema, nel senso che, come tanti altri colleghi in Italia, chi fa cinema della realtà, cinema documentario che non sia natura o storia, non c'ha mercato. Cioè il mercato è all'estero quando c'è, però non c'è in Italia, quindi è molto difficile e complicato. Poi per quanto riguarda il resto, diciamo, il nostro lavoro non è in contraddizione col fatto che ci sono i telefoni o internet, perché anzi con questi strumenti si è riusciti a far stare in sala per più di 4 mesi il film, nel senso che grazie alle tecnologie che ci sono adesso, il mio co-regista Agostino Ferrente, che è molto bravo a utilizzarle, ha potuto fare una campagna pubblicitaria a bassissimo costo ma ad altissimo risultato, per cui tra il passaparola del pubblico che scriveva sulla pagina del film su Facebook, il modo di arrivare in ogni città agli amici che stavano in quella città, quindi in realtà questi strumenti possono anche essere a favore di un film sul tempo, per paradosso, insomma, perché sono film sul passare del tempo. Quindi il vostro investimento sia stato catastrofico purtroppo dal punto di vista economico, però spero che almeno dal punto di vista del ritorno di immagini e anche di ascolti sia per adesso soddisfacente. Sì, andano molto bene. Comunque in sala appunto un piccolo film così con poche copie, arrivare a 100.000 euro di incasso uscendo d'estate è un record ineguagliato per un film documentario italiano. Certo. Così come fa appunto ora... Dovrebbe uscire in sala, cioè ora, fra un po' di mesi, dovrebbe uscire in sala in Francia, ancora sta in giro, e il film ha cominciato a girare nel 2012, perché la prima presentazione fu a Venezia nel 2012, è uscito in sala nel 2014, lo so, ormai 3 anni che continua a girare, quindi insomma, beh, questo da lì siamo contenti. Credo che sia anche bello. Ha vinto molti premi, insomma. Perché vuol dire che comunque c'è ancora gente che vuole pensare, che vuole riflettere, che vuole anche... Poi vedrò le critiche di alcuni adolescenti che invece hanno visionato qualcuno tutto il film, qualcuno alcune parti, probabilmente alcune riflessioni le ha già raccolte anche lei. Quindi già ci ha detto perché ha voluto, e perché questa attenzione e desiderio di continuare questo lavoro e di ritornare sulle storie e sui sogni di questi ragazzi che aveva raccontato nella prima produzione. Ma un po' sarà anche una coincidenza, desiderio da una parte e coincidenza dall'altra, perché noi nel 99, avendo la messa in onda in una data precisa, avevamo avuto molto poco tempo, come si usa in televisione, le cose stanno sempre di corsa. Certo. E quindi la conferma che avevamo il budget per girare l'abbiamo avuta ad agosto del 99, cioè a fine luglio. E siamo andati poi a fare il casting, c'era la ricerca dei personaggi che ci ha impiegato molto tempo per trovare i 4 protagonisti, abbiamo intervistato un centinaio, forse di più, di ragazzini e ragazzine. È vero che siete arrivati con l'eclissi a Napoli, sì. Come ho letto. Il primo Super 8 girato, che però non sarà montato nel film, era l'eclisse. E quindi avevamo poi avuto come tempi per i nostri protagonisti 3 settimane per girare, quindi molto poco per raccontare 4 vite, quindi era rimasto così il desiderio di tornare a girare altre cose su di loro, e siamo anche tornati dopo 2 anni, abbiamo fatto un laboratorio con loro, gli abbiamo insegnato a usare bene le telecamere da soli, loro avevamo girato il materiale da soli, avevamo scritto un progetto sulla base di questo girato, poi per motivi produttivi la cosa è sfumata e siamo arrivati poi a 10 anni dopo, per coincidenza, quando la nostra appunto amica Antonella Di Nocera ha intercettato un piccolo finanziamento della Regione Campania con il quale siamo potuti tornare a girare. Quindi poi, diciamo, fortunatamente alla fine nella difficoltà di reperire le risorse si è arrivati 10 anni dopo e quindi ha preso un'altra piega, insomma. Certo.
E la scelta di Napoli è stata voluta o... All'epoca no, era, diciamo, ci avevano proprio commissionato, era, faceva parte nostra di una serie di documentari sulla condizione dell'infanzia nel mondo, noi ci avevano chiesto di fare una, di scegliere di raccontare il meridione italiano, e noi abbiamo scelto Napoli perché così è ovviamente il posto più facile, perché avendo poco tempo a disposizione, perché sono tutti attori nati, perché è una città che ha delle contraddizioni, è l'Italia al cubo, le contraddizioni sono più forti, quindi è tutto più spettacolare dal punto di vista televisivo e cinematografico, insomma. Avendo poco tempo era il posto più giusto dove andare. E penso che anche dal punto di vista delle qualità artistiche, proprio nel DNA del napoletano, la lingua stessa è cantabile, la musica mi ha fatto riapprezzare la musica napoletana, di cui io non sono un po' allergico, però a parte alcune canzoni, anche alcuni commenti che avete dato ad altre interviste sul valore di questa musica sicuramente fanno capire che ci sono delle contraddizioni, ma c'è anche una cultura e una capacità artistica che forse non ha paragoni con altre realtà italiane, almeno forse anche europee. In questo lavoro ha preso spunto da qualche altro regista, aveva qualche modello? No, perché noi non sapevamo che c'era questo regista americano che invece aveva progettato un film di finzione da girare nell'arco di 10 anni, che è uscito per coincidenza quest'anno, Boyhood. E quindi non lo sapevamo di questo progetto, che è diverso ma ha molte cose in comune, perché comunque è un progetto nel quale gli attori invecchiano, certo, dentro al film, quindi sono operazioni diverse, però appunto noi non eravamo a conoscenza, quindi abbiamo, ripeto, è stato un po' anche un desiderio di tornare da una parte, e dall'altra la coincidenza che siamo riusciti a tornare solo dopo molto tempo. E cosa significa essere regista? Non lo so cosa significa, diciamo che specialmente in un'Italia che non ama molto i registi o chi coordina o chi mette insieme, ma questo non lo so, se diciamo è difficile, ma questo non solo in Italia credo, cioè se uno fa delle cose che non hanno sulla carta molto mercato, perché diciamo il problema forse è, però questo è un discorso che poi mi finirebbe a lamentarci della RAI, che è noioso. Io non lo so, posso solo dire che il nostro lavoro è un lavoro bellissimo, perché ci fa entrare dentro dei mondi dove non saremmo mai potuti entrare se non facessimo questo lavoro. Ecco, diciamo, chi fa cinema documentario ha la possibilità di vivere accanto a delle persone nel mondo, o anche in Italia, che non avrebbe mai modo di incontrare la sua vita quotidiana se non fosse nato lì. Certo. In quello che siamo tutti i ghetti sociali chiusi, e poi è molto divertente raccontare le storie, questo vale per uno scrittore, per un musicista, per un regista, per raccontare le storie è sempre una cosa molto bella. Ecco, su questo un adolescente a cui ho fatto vedere il film, che si occupa, studia anche cinematografia ancora al liceo, il film non gli è piaciuto, probabilmente perché si ritrovava come adolescente in alcune contraddizioni, in alcuni sogni infranti, però ha apprezzato moltissimo la regia e il montaggio del film, quindi ha detto di farle i complimenti. Non gli è piaciuta, gli è piaciuta la regia. Non posso dire i nostri due operatori che cosa pensano, ma glielo facciamo dire successivamente. Invece vorrei ritornare sul discorso proprio della storia. Come è accaduta la scelta delle persone, dei personaggi? Perché so che avete incontrato tantissimi ragazzi. Detto prima, abbiamo fatto un casting abbastanza lungo, perché era agosto, i ragazzini erano durante il giorno non stavano in città, quindi siamo andati a cercarli nei parchi acquatici oppure sulle spiagge, negli stabilimenti, facciamo annunciare col megafono che c'era una troupe che cercava ragazzini, e le madri accorrevano numerose pensando a programmi televisivi di altro genere, insomma, magari circostanze o cose così, e chiedevamo ai ragazzini e alle ragazzine qual era il loro sogno, una volta diventati grandi, cosa volevano diventare, insomma, rispondevano tutti la stessa cosa, e alla fine, cioè, i maschi volevano fare i calciatori e le femmine le modelle, e poi dopo ci siamo resi conto che i tre che abbiamo scelto da quel casting, perché il quarto l'abbiamo incontrato che cantava nei ristoranti la sera, quindi è arrivato per conto suo, però
Abbiamo scelto quelli che sembravano più intensi, ma è stato un lavoro complicato perché abbiamo, da queste 120-130 interviste, abbiamo fatto una prima selezione di 25 ragazzi con i quali abbiamo passato una giornata intera, tutti insieme. Poi dopo, da questi 25, abbiamo scelto una decina con cui abbiamo passato un giorno ognuno con le loro famiglie, e poi da questa decina sono usciti fuori i tre, diciamo. E penso che la bellezza anche del lavoro è che poi gli avete insegnato a usare la macchina da ripresa, se non ricordo. Sì, ma questo in realtà è avvenuto 2 anni dopo. C'era solo lì per lì, gli abbiamo fatto fare le interviste alle mamme, ma dal punto di vista tecnico non c'è stato il tempo di insegnarglielo. Invece quando siamo tornati poi dopo 2 anni gli abbiamo fatto proprio un laboratorio e gli abbiamo consigliato a usarle. Però non, questo non è, poi è sfumato il progetto 2 anni dopo, siamo ritornati dopo ancora. Però vabbè, ma sfumato, ma sai, i progetti possono sempre stare sì, un po' nel cassetto e rientrare. Ecco, poi siete partiti dalle madri, poi siete arrivati ai figli. Le figure dei padri erano abbastanza nascoste, ma questo poi ci porterebbe in un altro discorso. Tra le varie personaggi, un altro ragazzo che ha visto il suo documentario chiedeva come mai c'è stata questa attenzione alla figura di Jessica, che non è stata la principale protagonista del documentario, però ha il suo spazio, specialmente nei confronti della sorella. E in una crisi, in una realtà, in un momento in cui c'è una certa crisi di identità sessuale, se è stata una scelta voluta oppure casuale perché si è ritrovata nella storia. Sì, sì, noi abbiamo scoperto dopo, noi eravamo su Tadele dal casting, sia Sink, il trollino va a Sink con la risposta. Tadele era stata scelta perché appunto lei aveva detto che sognava di... Il suo sogno era andare a cavallo di un delfino, non di fare la modella. Poi ci aveva raccontato del suo rapporto con la scuola, si era bocciata 4 volte, insomma ci aveva fatto un effetto di grande vivacità, quindi noi l'abbiamo scelta per sapere che aveva un fratello o sorella in quella storia, che poi abbiamo scoperto la famiglia. Però quella storia era importante da raccontare, perché alcuni dei problemi di Adele sono un po' la conseguenza indiretta, perché la mamma ha dovuto sostanzialmente occuparsi da sola di seguire questo figlio Giovanni che voleva diventare una ragazza, e quindi essendo da sola con 3 figli e dovendo seguire il cambiamento di sesso di un figlio, insomma non ha avuto molto tempo e disponibilità per Adele, e Adele si è sempre sentita in qualche modo trascurata, e così quindi la sua vita ne è stata comunque influenzata da queste scelte, anche se poi la cosa interessante è che oggi, se si incontra Jessica, sembra una donna molto più matura e saggia di Adele, insomma, certo. Si vogliono comunque molto bene, sono molto legate, e tra l'altro il mio co-regista, non pago, diciamo, di tutte le modifiche fatte finora al film, mentre quando già era pronto ma ancora andavamo avanti, ora ha girato una nuova scena perché Jessica, dopo essere stata a lungo molto anche così con problemi suoi, non disponibile a essere ripresa nel presente, finalmente si è resa disponibile, ha visto il film 2 mesi fa, e quindi adesso il mio co-regista ha girato una nuova scena con Jessica, e la versione francese del film probabilmente avrà una scena con Jessica oggi. Che noi italiani speriamo di poter vedere. Ma vedremo. Comunque sicuramente molto bella proprio anche l'intervista che Adele fa alla mamma in Galleria Umberto, se non sbaglio, sì. Proprio con una cinepresa come quella qui davanti a noi, in cui si reinstaura un rapporto tra la madre e la figlia, si reinstaura o inizia a restaurarsi una relazione, perché poi il problema di tutti quanti noi, di questi ragazzi, ma di molti di noi, è quello di avere delle relazioni, di avere dei punti di riferimento. Il documentario si intitola Le cose belle. Che cos'è la bellezza? Si intitola Le cose belle perché, come hai detto tu prima, questi ragazzi non sono dei criminali. Cioè, tornando dopo 10 anni, loro vivevano e vivono nelle stesse zone dove viene girata la serie di Ugo Moro, comunque dove c'è, certo. Napoli è tutta un altissimo tasso di criminalità, sia l'Interland che nel centro, quindi per dei ragazzi di figlie di famiglie popolari o piccolo borghesi, comunque come sono loro, è abbastanza facile cercare di sopravvivere meglio con la criminalità, tant'è che insomma alcuni di loro hanno dei parenti, chi ha gli arresti domiciliari, chi
insomma, il fratellino di Silvana ha fatto attentato una rapina, quindi ci sono questi problemi attorno a loro, però per noi loro sono molto belli, sia perché sono belli proprio come intensità e forza e dignità, ma è anche perché hanno mantenuto una sorta di, diciamo, non di purezza, ma insomma di sforzo di salvaguardare le relazioni affettive e il lavoro nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Quindi per noi sono una faccia bella di Napoli, insomma. Ecco, però credo la bellezza sia un discorso molto importante da affrontare oggi, e credo che anche chi come te ha in mano la macchina, una macchina da ripresa, ha delle grandi opportunità, ma anche una grande responsabilità a rieducare al bello, perché siamo nel bel paese, ma forse dovremmo un po' recuperare anche il gusto e il senso della bellezza, di che cosa significa fare le cose belle, trasmettere le cose belle e anche costruire le cose belle. Ecco, di fronte a questo gruppo di ragazzi e di, penso magari anche di altri adolescenti conosciuti in giro, non solo a Napoli, ti senti di dare qualche messaggio di responsabilità o comunque di sostegno nell'affrontare, nel sognare, nell'affrontare, nel costruire i propri sogni? Diciamo, mi rendo conto che è molto difficile, paradossalmente per i giovani italiani è più complicato che per magari dei giovani africani, può sembrare paradossale, però è così. Cioè, a me è capitato di insegnare sia nelle periferie delle città italiane come in quelle africane, e la differenza è che i ragazzini africani sentono che le cose che uno gli insegna possono permettere di sopravvivere meglio, quindi sono affamati di conoscenza, e nonostante apparentemente magari possa avere una situazione più complicata, hanno una grande energia, una voglia di fare le cose. Il problema terribile di una parte del mondo occidentale e dell'Italia in particolare è che per i ragazzi oggi fanno fatica ad avere dei sogni, perché sembra che tutto attorno a loro gli dica: è inutile, ce li hai, tanto non c'è possibilità di realizzarli. Ma non c'hanno però il morso della fame, perché nessuno di noi, ringraziando il cielo, ha avuto problemi proprio di fame, e questo ci rende molto deboli, rende i ragazzini spesso apatici. Sono tanti ragazzini, tra l'altro, di ragazzi e ragazze che non lavorano e non studiano in Italia, no? Quindi io penso che devono fare almeno questo sforzo di essere consapevoli che hanno degli strumenti in mano che prima non esistevano, perché internet comunque permette di far circolare i propri lavori velocissimamente in tutto il mondo, e a molti, per esempio, ci sono molti giovani fotografi italiani di talento, lavorano non certo con i giornali o con i siti italiani, ma con giornali o con siti esteri, perché in Italia anche per la fotografia è difficile, se fai reportage, sopravvivere in Italia. Per fare reportage devi collaborare con giornali stranieri, e molti giovani fotografi italiani lo fanno perché grazie a internet sono riusciti ad arrivare a proporre i loro lavori in un modo che, quando ero ragazzino io, era inimmaginabile. Quindi bisogna sempre riuscire a vedere che qualsiasi epoca poi offre delle opportunità, e quindi non è così impossibile riuscire a realizzare i propri sogni. Se è vero che l'Italia non è un paese meritocratico, è più familista, la famiglia protegge, ma anche, se vogliamo, ammazza, cioè protegge ma soffoca allo stesso tempo, perché questo sistema poi si basa sempre su questo, e alla fine i talenti fanno fatica a riuscire a lavorare. Però non c'è solo l'Italia, e adesso il mondo è molto più piccolo di quando eravamo giovani noi, e questo, ecco, i ragazzi oggi devono essere consapevoli di questo, che non si muovono in un mercato nazionale ma in un mercato internazionale, e questo... globalizzazione, un'attenzione maggiore al fatto di essere cittadini del mondo, questo può di essere... Roma, di Milano o di Napoli. Questo è molto importante, che i ragazzi oggi siano consapevoli degli strumenti che hanno in mano. Quindi penso che forse dovremmo essere più attenti, anche noi adulti, a suscitare un po' più di fame per aiutare anche a crescere, a sognare, e un po' più di fame, e quindi anche suscitare un po' più, non tanto la difficoltà, ma
che la vita deve essere anche un po' ardua, cioè deve essere anche un po' faticosa per poter poi arrivare meglio. Esatto. Non è cinismo, ma credo che sia sana realtà, perché se poi siamo anche cittadini del mondo, la concorrenza diventa anche maggiore, certo. E non basta poi un iPhone o una telecamera per dire io sbaraglio la concorrenza. Un'ultima domanda che vorrei farti, e che viene chiesta anche da altri studenti, se hai qualche sogno particolare nel cassetto. Ma adesso sto lavorando con dei ragazzi di Tor Sapienza, che è un quartiere di Roma che è diventato tristemente noto perché gli abitanti del quartiere, diciamo, c'è una guerra tra poveri, che erano abbandonati dal comune di Roma su tanti aspetti, se la sono presa con un centro di richiedenti asilo che l'hanno fatto chiudere. Ma io ho fatto un corso di audiovisivo dei ragazzi in quel quartiere e adesso stiamo girando, uno l'abbiamo finito ieri, un altro lo giriamo la prossima settimana, dei piccoli cortometraggi che abbiamo scritto insieme ai ragazzi a uno sceneggiatore, dove loro fanno gli attori ispirati alle loro vite. Quindi spero molto che questo progetto possa svilupparsi, magari con un lungometraggio o comunque in un laboratorio più lungo, perché anche per esempio lì, che sembrava una situazione molto difficile, dove sembrava impossibile coinvolgere dei ragazzi 17-18 anni a seguire un corso così, a avere un po' di appunto fiducia, poi alla fine invece ci siamo riusciti. Sono tra l'altro delle storie molto slegate dalla lamentela sulla periferia, problematica, ma invece anche qui si cerca un po' la bellezza, quindi sono storie d'amore, si ride, sono storie comiche, anche perché abbiamo visto che poi questi ragazzi, insomma, andavano avanti grazie alla forza dei sentimenti, all'amore di coppia, insomma, alla fine rimane, perché le famiglie sono disastrate, molti di loro non lavorano, non studiano, quindi rimane soltanto la loro vita di coppia, e quindi entrambi i cortometraggi poi raccontano di queste coppie, e insomma questo è un progetto di cui sono molto contento e spero che vada avanti, che abbia uno sviluppo. Beh, noi certo facciamo tanti auguri. Ecco, di fronte a queste difficoltà che vedi, o queste fragilità anche umane, ma anche a queste forze di questi giovani, quali sono i valori che ti fanno andare avanti, i valori di riferimento che ti dicono è bello, vale la pena scommettere su queste opportunità, anche nel trasmettere poi la tua arte, le tue sapienze in questa dimensione? Ma io non sono mai partito con diciamo un progetto che veniva da esigenze morali, cioè non sono mai partito. Poi se mi riguardo a posteriori quello che ho fatto, alla fine mi piace raccontare sempre i perdenti, o anche il mio primo documentario era sul regista fallimentare, quindi questo già la dice lunga. Non sono di quelli che hanno, diciamo, teorizzano un percorso e poi cercano di seguirlo. A me è stato spesso casuale, o diciamo mi sono capitate delle cose che mi piaceva fare, ecco, non c'è un col tempo ho capito che io mi trovo più a mio agio vicino a, non so, ai cosiddetti malati mentali, oppure a dei malati di Alzheimer, oppure ai ragazzini di periferia, oppure. Però questo l'ho capito dopo, non è che non sono partito da un'esigenza intellettuale, ma un'esigenza così artistica, cioè con la voglia di raccontare, mi piace di più raccontare quelle storie lì, però non c'è una scelta intellettuale di campo. Nei risultati poi lo vedo che ci sta, però non ho fatto mai questo sforzo né teorico né metodo distintivo farlo. Il metodo distintivo raccontare le storie, lavorare, voler lavorare è un valore in sé, sì, diciamo così. E il raccontare le cose belle della vita è anche quello un valore. Normalmente i giornali raccontano le cronache nere e non sono capaci di raccontare ciò che invece sostiene una società, anche un tessuto sociale. Possiamo concludere facendo una domanda classica a degli adolescenti con i quali hai lavorato, ai nostri operatori: quale libro consiglieresti di leggere e un film che consiglieresti di vedere?
Libro perché sai che gli adolescenti leggono molto e quindi dobbiamo sempre consigliare loro. E perché... Ma io adesso sto leggendo un libro di uno scrittore che amo moltissimo, che si chiama Emmanuel Carrère, che è uno scrittore francese che lavora sulla letteratura un po' come piace a me lavorare con l'audiovisivo, cioè a metà tra fiction e realtà, diciamo, in cui c'è della messa in scena romanzesca, ma lui ama raccontare le vite vere delle persone, ma la forma dei suoi libri è sempre una forma appassionante e tra l'altro si mette sempre in gioco come scrittore e come persona nella relazione che ha con le persone che racconta. Quindi lui è sempre anche un personaggio dei suoi libri, ma non c'è solo la normale quota di narcisismo che abbiamo tutti noi artisti, ma c'è un'esigenza proprio drammaturgica, perché poi funziona di più, perché ci si può immedesimare nello scrittore che cerca di capire qualcun altro, la vita degli altri. E adesso è uscito un suo libro sull'origine del cristianesimo che si chiama Il Regno, che per me, che sono molto ignorante di religione, sia quella che sarebbe la mia di famiglia, che sarebbe quella ebraica, sia quella a maggior ragione cattolica, non so nulla di religione, è un libro per me appassionantissimo e interessantissimo, che penso possa essere anche di facile lettura per un ragazzo, perché il modo in cui scrive questo scrittore è molto appassionante e facile, non è un libro per addetti ai lavori. E i film, non lo so, ce ne sono talmente tanti, è difficile per me consigliarne uno, non lo so, diciamo che è interessante forse andarsi a cercare, e si trova, perché è uscito pure Corriere della Sera, poi è uscito anche in libreria per Feltrinelli, un vecchio film che fece De Seta per la televisione, si chiama Diario di un maestro, perché è un film ancora a metà strada tra documentario e finzione, in cui siedono i ragazzini dei primi anni 70 a Roma, che vivevano nelle baracche come ora vivono i ragazzini di Nairobi o di Johannesburg o di altre città del mondo considerato più povero, ed è un bellissimo film. Dico questo, ma ne vorrei dire altri 10.000. Io vado pazzo per Frankenstein Junior, voglio dire, mi piace che la gente si diverta al cinema, non è che voglio dire cose pallose. Certo. Però questo forse, diciamo, uno se lo deve andare a cercare, che è Diario di un maestro, ed è un modo leggero, anche lì divertente, anche ironico, però per raccontare una realtà. Bene, abbiamo consigliato uno, Frankenstein Junior non è sicuramente l'ultimo film, ma è un classico che vale la pena ogni tanto rivedere per ridere con serenità. E anche l'altro film, Diario di un maestro, invece ci magari porta un po' più sul serio, ma ci aiuta a mantenere l'equilibrio con il quale ognuno di noi è un po' chiamato a crescere. Noi ringraziamo Giovanni Viperno per il tempo che ci ha messo a disposizione, per le cose belle non solo che ci ha fatto vedere, ma anche che ci hai fatto ascoltare in questo momento, e speriamo che questo confronto possa far nascere in chi ti vedrà, in molti nostri giovani, la voglia di continuare a costruire, e speriamo di rincontrarci per qualche nuovo progetto, e sicuramente faremo conoscere, divulgheremo ulteriormente il tuo documentario anche a quanti conosciamo, perché credo che ci permetta di crescere un po' di più. Grazie a voi, speriamo che il Frollino non vi abbia rovinato tutto. Ma fa parte del gioco, e grazie anche ai nostri operatori in erba. Arrivederci. Grazie. Sienda amica, che la catarica, non ne trovo in dei libri storie che scrivica, storie promessa, chi parte e chi resta, storie di sguarda vitale da una palestra. Sienda amica. Sienda amica. A gente dice che non si è mai innamorato, chi dice che non parla da ne fare un guaglione. Ma se non è tuo cuore è pura vita, e troppa zitta, nessuna mai saputa. E no, Maria tu sta, Maria tu fa, Maria non si chiama più Maria. E no, Maria come sta, Maria tu chi sta, se ancora si ricorda di me Maria. Sienta amica, che da Caterina, non è tuo cuore in delibre storie di stima.